non domandatemi più nulla. Il silenzio di questa terra è un geranio dai fiori rosso, con larghe foglie verdi e steli erti ad una grata di vernice antica. Lungo il Sinni scavo memorie, attraversando i solchi delle tue mani e la terra. Cos'è un diorama? Un diorama è la rappresentazione scenica di un ambiente naturale. L'abbiamo inserita all'interno di questa vetrina per permettere ai visitatori di poter comunque osservare animali che diversamente in natura sarebbe difficile da vedere. Ma tutti questi animali vivono qui? Non solo, ne vivono molti di più. Noi abbiamo inserito solamente quelli più rappresentativi. Abbiamo inserito lo scoiattolo, abbiamo inserito il capriolo, il tasso, il picchio, ma ti assicuro che qua vivono tantissimi altri animali. Tutti questi animali nel parco, che bello, ma per saperne di più? Puoi dirlo alla tua maestra, per esempio. Insieme ai tuoi amici e alla tua classe potete passare qui un intero pomeriggio, un'intera giornata, e insieme vi faremo vedere tante cose, possiamo fare insieme tante esperienze e passare anche una meravigliosa giornata. Wow! Credete che tutto questo sia finto? No! Credete che tutto questo sia il paese delle fate? No! Tutto questo esiste davvero! Qui ci troviamo a Bosco Magnano. Gli ontani lungo il torrente Peschiera come un fantastico viale, insieme a salici e piotti. L'ululone pancia gialla, raro anfibio, vive in queste marmitte dove la natura ha creato il suo habitat ideale. L'acqua fresca e limpida del torrente Peschiera, dove vivono trote e granchi, è l'habitat ideale per la lontra.
San Severino Lucano ridà vita al suo passato. Ecco per esempio il recupero del mulino Iannarelli. Sin dal 1500 qui esisteva un mulino, una filanda, una segheria, tutti con funzionamento idraulico. Lì la casa del mugnaio. Chi ha costruito questo mulino? Questo mulino fu costruito dai monaci dell'abbazia del Sagittario che avevano ottenuto questo territorio in regalo dai principi San Severino di Bisignano. È appartenuto sempre ai monaci? No, dal 1860 è appartenuto al capitano della Guardia Nazionale Gennaro Iannarelli, noto personaggio della storia sanseverinese. Perché è così noto il capitano Iannarelli? Fu capitano della Guardia Nazionale e lottò contro il brigantaggio postunitario e fu quindi proprietario successivamente di questo mulino fino al 1880. Questo è uno dei 10 mulini a funzionamento idraulico azionato dalle acque del fiume Frido. Boschi, acqua e pascolo rappresentavano l'economia dell'area nel secolo scorso e in questa fabbrica avveniva la trasformazione di questi prodotti. Sorrida, prego! Leonardo, e questo è il torrente Frido di cui tu mi parlavi? Sì, questo è il torrente Frido. Nasce quasi 2000 metri d'altezza, sotto Serra delle Ciavole. Ma dove ci troviamo qui? Ci troviamo a Mezzana Salice, una frazione di San Severino Lucano. Adesso ci facciamo una bella camminata. Faticoso? No. Dove? Al santuario Madonna di Pollino. Okay! Dove siamo qui? Vicino alle sorgenti del Frido. Che montagne sono?
La prima è la cresta del santuario Madonna di Pollino. In fondo alla sua destra c'è la Serra del Prete. Siamo nei pressi di San Severino Lucano, sulla sponda sinistra del torrente Frido. Agli inizi del Novecento, sui ruderi di un vecchio mulino del Settecento, fu costruito il mulino Magnacane e questa fu la sua prima macina. Per questa strada, per oltre mezzo secolo, i contadini della zona, coi loro asinelli, venivano a macinare il grano. Questi scalini, scavati nella roccia viva, il mugnaio saliva a controllare la chiusa. Spostando una paratia da questa posizione a questa e viceversa, il mugnaio poteva deviare l'acqua o verso il mulino o direttamente nel torrente.
Lucanianet.it, la rete lucana sulla rete delle reti. Lucanianet.it è la più grande community della Basilicata, il più grande portale di informazione del sud Italia. Trattiamo tematiche ambientali, inchieste di ogni tipo ed è il risultato di un duro lavoro di una grande quantità di giovani che credono nella propria terra e soprattutto nella libertà del popolo lucano. Tutto in tempo reale sulla Lucania. Scusi, lei conosce questa brigantessa? Sì, sì, la conosco benissimo. Ma che ha più libero, è scappata? Sì, sì, è scappata, è pericolosissima. È la moglie di Antonio Franco, che ha seguito per tutta la vita, e in questo libro vengono narrate non solo la sua storia, è stata in carcere un sacco di tempo, ma vengono anche narrate le tradizioni di quel periodo. Ma chi ha scritto questo libro? Vincenzo La Banca. Ma questi briganti è gente veramente cattiva? Così dice la storiografia ordinaria, però questo autore vuole rilanciare i briganti. Come mai? Perché è giusto dare a Cesare quel che è di Cesare, è giusto rendergli quello che meritano. Senta, ma volendo essere veramente sinceri, che cosa la spinta a diventare una brigantessa? L'amore per la mia terra. Che cosa li ha spinti i briganti del 1861 a fare i briganti? Oltre alla fame, un senso di grande libertà. Ci troviamo alle gole di Annace, uno dei sentieri del Parco Nazionale del Pollino, nel territorio di San Severino Lucano. In questa faggeta finisce la nostra bella camminata. Ma è lui! Della fauna minore e vuole essere un tentativo, speriamo riuscito, di comunicare alla gente il valore della microfauna, il valore della fauna minore, cioè degli animali invertebrati, e divulgare l'importanza di questi animali in natura. Queste farfalle purtroppo non ci allietano lungo tutto il corso dell'anno, chiaramente qui siamo sui 9.000 metri, 900.000 metri, e quindi i primi freddi si fanno sentire, quindi anche loro sono spariscono, scompaiono. Perché è importante studiare le farfalle? La presenza delle farfalle, diciamo, anche cioè,
numerose, come, sia come tipo di specie che come numero, è un indicatore, la cartina di tornasole, dell'ambiente sano, un ambiente intonso. Ma ci sono tante farfalle sul Pollino. Il Pollino è il parco, quindi c'è una varietà di macro e micro ambienti, ci sono versanti diversi, c'è una grande varietà di flora a tutte le dimensioni, sia la microflora che la erbacea, che arbustiva, che arborea. Che cosa sono per lei le farfalle? Beh, le farfalle sono delle protagoniste, fanno parte della fauna, cosiddetta fauna minore. Gli insetti, di cui le farfalle sono parte integrante, sono elementi fondamentali delle catene alimentari. Presiedono alla impollinazione di moltissime piante da fiore. Se lei fosse una farfalla, come si mimetizzerebbe? Vediamo in questo caso la farfalla Mimo, che è la farfalla, che si mimetizza con una vespa modello. In questo caso la farfalla è commestibile, però mimetizzandosi con la vespa, che non è commestibile, allora dà l'impressione al predatore che non può essere commestibile altrettanto. E poi inoltre troviamo il mimetismo mulleriano, dove la farfalla assume colori e forme simili a emitteri, coleotteri, eccetera, che di fatto non sono commestibili, pertanto riescono a sfuggire in questo modo ai predatori. Ecco, siamo nel Museo della Civiltà Contadina, realizzato dal Comune di San Severino Lucano, nella frazione Mezzana. Perché questo museo? Perché il Comune ha voluto tramandare alle nuove generazioni gli arnesi degli antichi mestieri. Il calzolaio, il falegname, il sarto. Con questo torchio si faceva il vino. Questi aratri hanno più di 100 anni. Questa tramoggia proviene dal mulino Iannarelli. A cosa serviva la tramoggia? La tramoggia serviva a far confluire il grano sulle macine. Una volta il pane veniva fatto in casa e in questa madia esso lievitava. Questa è una vecchia pala da forno. Questo è il frugiandolo, attrezzo che serviva per pulire il piano del forno prima dell'infornatura del pane. Con quest'ascia il boscaiolo tagliava la legna da ardere. A cosa serviva questa cesta? Questa veramente è una culla, nel nostro dialetto è la naca. Coluccio, da quanto tempo fa questo mestiere? Veramente l'ho fatto da piccolino, quando avevo 7 anni, che si cuciva a mano con lo spago e le scarpe venivano tutte piene di rattoppe, di pezze, e io già queste cose più delicate sapevo già cucirle. Com'era Mezzana tanti anni fa, quando lei era bambino? Mezzana era più rustica come abitazione, però era molto popolato di personale, maggiormente pastorizia, l'industria boschiva, lavori pubblici ce n'erano tanti, e quindi si viveva che quando usciva incontrava tante persone, anzi forestieri, carbonai, mulettieri, tutta questa gente qua. Come si giocava quando lei era bambino? Facevamo tanti giochi, un gioco si chiamava la bara, che eravamo troppo accaniti a farlo. Si correva, no? Quello che correva prima lo doveva raggiungere e lo dovevi toccare nelle spalle.
Allora, se l'avevi toccato, quello si fermava e tu già ottenevi un punto. Coluccio, qual è il suo più bel ricordo? Il più bello ricordo della vita è proprio quando uno si è stimato, che ha preso una brava moglie, si ballava nelle famiglie, e insomma tutte queste cose qua. La prima fase è quella di setacciare la farina, perché dentro può sempre succedere che ci sia qualcosa. Dopodiché si aggiunge la madre naturale per poi andare a fare il pane. Allora adesso noi stiamo preparando l'impasto che si va a mettere la madre naturale per poter avere un pane casereccio come il tempo di una volta. Ora si mette acqua perfina per ammassare, diciamo, la pasta fino a che si porta una certa morbidezza. Dopo averla lavorata circa un'ora, quindi l'abbiamo portata a termine, ha avuto una crescita di 2 ore al tavolo. Adesso cosa andiamo a fare? Si pesa regolarmente per avere il pane preciso da 2 kg. Si arrotonda. Dopo di essere arrotondata si va a mettere nei tovaglioli. Per poi resta qui circa ancora per un'ora e mezza. Questa sarebbe una seconda crescita. E dopodiché si prepara il forno . La cottura è di 3 ore e dopodiché è pronta a mangiare. Ci troviamo nel recinto dei cervi di Bosco Magnano del Pollino. Qui facciamo riprodurre i cervi e li facciamo arrivare a una certa grandezza e si mettono i radicolari e si liberano all'aperto nei boschi. Thank you.
invece abbiamo un piccolo fiorellino che la madre è morta, noi l'abbiamo recuperato che aveva circa un mese e adesso è diventato già abbastanza grande. Facchi Ferelli! Fino a morte! Zacca! Ci unisce! Da nord a sud! Da ovest a est! Scoiattolo! Da best! Potere! Passato! Presente! Per sempre! Tigri! Cielo! Terra! E libertà! E ora è il momento di mettersi a tavola. Buon appetito! Ed eccoci al salice. Ora vi illustro alcune pietanze tipiche. Questo è un piatto tradizionale chiamato il cosiddetto formaggio dei poveri. In pratica sono rascatelli con mollica. Questo è un altro primo piatto, cosiddetti chiamati fusilli, oppure in dialetto frezzuli, con il porcino in bianco. Questa invece è pasta con legumi, lagan e fasol. Una minestra tradizionale fatta con fagiolini freschi e patate, minestra impastata. Queste invece sono le patate del contadino con una base di patate lesse e peperoni, cosciotto d'agnello alla brace abbinate alle costolette di maiale. Questo è un pane svuotato e poi riempito con la peperonata, cosiddetta ciambotta, da portare su in montagna. Frittata con peperoni. E scorza sfritta. Dei sottogli ricavati dai frutti del sottobosco. Ma se volete proprio stuzzicare l'appetito, ed ecco a voi una fettina di soppressata. Oppure la salsiccia. Per un gusto davvero piccante, ed ecco a te il pecorino del Pollino. E questa invece è la ricotta salata. Dei sottoli nostri, melanzane, funghetti e pomodorini secchi con capperi. E questi sono porcini secchi. E per finire frutti di bosco secchi. E l'immancabile fragolino. Faccio strade secondarie, attraverso montagne, dirupi, fiumare, fino ai calanchi, dove l'Appennino diventa d'argento sotto la luce bianca della luna. Siamo a Villaneto, frazione del comune di San Severino Lucano. Antonella, com'è che hai deciso di allevare gli struzzi qui a Villaneto? Ho deciso di avviare questo allevamento per diverse ragioni. Innanzitutto per diversificare la produzione aziendale e cercando di valorizzare al massimo i terreni di famiglia con un'attività innovativa ed emergente. Poi perché lo struzzo ci fornisce diversi prodotti quali la carne, le piume, la pelle e le uova, e anche perché questo allevamento si presta in queste aree marginali dove l'agricoltura non è fiorente. Che età hanno? Allora, questi hanno una settimana. Ogni femmina depone in un anno dalle 60 alle 90 uova. Le uova rimangono in incubatrice per 40 giorni e al 40° giorno le uova vengono passate in un'altra macchina che viene chiamata macchina di schiusa, dove qui nascono i pulcini e poi dove permangono per 48 ore e dopodiché vengono passate nella pulcinaia dove inizia il ciclo di crescita del pulcino. Abbiamo abbinato all'allevamento un'attività di artigianato. Adesso Germana ci darà qualche breve esempio. Con le uova di struzzo si possono realizzare diversi oggetti che possono essere di abbellimento dell'arredamento della casa o anche complementi d'arredo di uso
come lampade, vasi o anche orologi. Un luogo può essere decorato ad acquarello o anche a smalto ad acqua, dipende sempre dalla superficie del luogo e dalla composizione che esso ha. Questo è un luogo che va trattato con degli smalti ad acqua perché ha una superficie molto lucida. Qui è stato fatto un foro perché questa è una calotta che andrà a realizzare una lampada. Qui è stato forato per montarlo sul supporto della lampada e poi è stato dipinto. Questa è una leggera incisione e può essere utilizzata per fare delle decorazioni sul luogo. Questa è una lampada realizzata con un uovo intero dipinta e posata su una base di legno. Anche questa è una lampada realizzata con un uovo di struzzo, dove l'uovo è stato tagliato a metà e posto su una base in ottone. Questo è un vaso realizzato con un uovo di struzzo, vediamo che la parte superiore è stata posta come base ed è stato decorato con un'incisione e poi dipinto. Un altro prodotto molto pregiato dello struzzo è la pelle. La pelle presenta due caratteristiche. Una parte, circa il 50% della pelle, è bucherellata dalla punta dei calami delle penne e la restante parte presenta solo delle striature. Molto più pregiata è la pelle delle zampe dello struzzo, è paragonata a quella dei coccodrilli. Infatti, proprio per le sue peculiari caratteristiche, viene congiata a parte. Il santuario in cui ci troviamo è situato a 1500 metri sul livello del mare, nel comune di San Severino Lucano, ed è dedicato alla Madonna del Pollino. Sono tre gli appuntamenti che i fedeli si danno ogni anno per celebrare la festa della Madonna del Pollino, giugno, luglio e settembre. Ma è a luglio che si svolgono i festeggiamenti veri e propri, qui sulla montagna, e lungo questo percorso la statua viene portata in processione dai pellegrini e dai fedeli. Ci spostiamo ora dall'area del santuario alla grotta originaria in cui è stata ritrovata la statua. Attraverso questa stretta apertura tra la roccia, i pellegrini entrano all'interno della grotta. La tradizione popolare, colorita e appassionata, narra che agli inizi del 1700, tra i boschi del Pollino, sia apparso un giorno ad un pastore l'immagine della Madonna. Richiamate dalla notizia, due donne, Rosa Maria e Vittoria, e dalla speranza di ricevere guarigione per un loro congiunto di nome Antonio, accorsero al monte e in una grotta trovarono la statua della Madonna custodita in una cassa di legno e ben avvolta in pezzi di lana. Dopo il rinvenimento della statua, Antonio miracolosamente guarì e ordinò in segno di devozione la costruzione di una cappella nel pianoro. Leo, che quota ci troviamo qua? Qui siamo a 2000 metri d'altezza. Ma il faggio cresce fino a questa quota? Siamo ai limiti massimi della vegetazione. Questi alberelli così contorti sono suggestivi, ma danno anche un po' di tristezza. È vero, ma adesso vi apparirà qualcosa che non dimenticherete facilmente. Qui siamo alla grande porta del Pollino e quelli sono i pin loricati.
Vedi, su quella parete rocciosa nidifica l'aquila reale. Leo, come si chiama quella cima? Quella è la Serra di Crispo, che noi chiamiamo il Giardino degli Dei. Quest'albero è totalmente diverso dalla vegetazione circostante, ma è stato sempre qui. No, la presenza del pino loricato sul Pollino è legata all'ultima glaciazione. Quest'albero sembra molto vecchio. Sì, avrà circa 500 anni. Il pino loricato, quando muore, rimane ancorato a terra saldamente con le sue radici. Perché il pino loricato ha questo nome? Per via della corteccia, che ci ricorda la corazza degli antichi guerrieri romani che si chiamava Lorica. Ma il nome scientifico è Pinus leucodermis. Questa è una terra che mi è madre, che ho imparato ad amare soprattutto, imparandola a conoscere, viaggiando, muovendomi nei vari paesi, studiando la sua storia, la sua terra, la sua gente, osservando anche semplicemente la sua gente, una terra difficile, ma una terra che può anche dare tanto, ecco, che può avere anche un abbraccio largo. Una terra di montagna, e i luoghi di montagna sono sempre difficili da vivere. Bisogna essere temprati, ma penso abbia un futuro. Io ho deciso di rimanere per questo e penso che è soltanto l'amore che si può provare verso la terra, verso i luoghi, verso la gente, che può spingere a rimanere e a fare, a recuperare tanto probabilmente di ciò che facevano i nostri padri e i nostri nonni anche, con l'occhio però rivolto al futuro. Piano. Questo è il gioco della mazza e del ciullo.
Di fatica, abbiamo seminato, abbiamo fatto una bella giornata, la Silma è venuta buona, ora abbiamo trovato quattro amici qua, ne facciamo un bello bicchiere di vino, li ci assorbe di sudore, e poi stasera andiamo a dormire contento, contento. La salute di tutti quanti. Happy to the voice of the